il bando che abbiamo fatto sui buoni spesa da spendere nei piccoli negozi del nostro territorio, del nostro comune, è stato un successo incredibile. Siamo arrivati alla conclusione proprio della rendicontazione anche da parte dei negozi che hanno incassato questi buoni e davvero i numeri sono importantissimi e quindi è importante anche dire questi numeri proprio per sottolineare come questa opera sia stata questo progetto, sia stato un progetto virtuoso da replicare sia nel nostro territorio ma possibilmente anche da altri territori chi vorrà. Vogliamo raccontare questa esperienza perché è davvero un grande successo, riscontrato sia da parte delle famiglie ma anche da parte dei piccoli negozi, il piccolo commercio nel nostro territorio che spesso sappiamo, parliamo e sentiamo dire che deve essere incentivato ma poi non si riesce mai a trovare il modo. In questo caso un modo l'abbiamo trovato, forse non è il più giusto, ci si può fare di più, certamente, questo sempre, però è sicuramente una strada da poter seguire per poter incentivare il piccolo commercio nei nostri centri storici, nei nostri paesi. Perché? Perché il bando, lo ricordo, che avevamo pensato e che abbiamo messo in piedi, è un bando che prevede l'emissione da parte del comune di buoni spesa alle famiglie con basso reddito da poter spendere questi buoni spesa nei piccoli negozi del nostro territorio, quindi non solamente nei negozi alimentari, ma in tutti quei negozi, i più disparati, abbigliamento, anche ferramenta, anche ristoranti, tutti quei negozi che avevano aderito al bando. I negozi sono stati circa 100 che hanno aderito e che quindi hanno poi ricevuto persone alle quali sono state vendute merci o servizi e sono stati pagati questi merci e servizi con questi buoni. Poi i commercianti hanno rendicontato al comune che ha pagato direttamente appunto per il valore dei buoni che i commercianti stessi avevano ricevuto. Perché è stato un grande successo? Lo avevamo già visto che era partito molto bene perché i commercianti stessi erano molto contenti e ci avevano espresso proprio il loro apprezzamento, ma andiamo a vederlo nei numeri, perché sono state aiutate tantissime famiglie, i buoni emessi sono state migliaia e quindi sono state aiutate centinaia di famiglie a basso reddito del nostro comune, ma sono state aiutate anche tanti negozi perché appunto questi buoni sono stati spesi nei negozi che ne hanno usufruito, lo ricordo, circa 100. Quindi qual è l'aiuto per i negozi? Innanzitutto c'è l'aiuto economico perché comunque queste persone sono andate a comprare in questi piccoli negozi e quindi è stato incentivato proprio l'andare, il recarsi nei negozi del territorio a comprare determinate cose. E quindi c'è un'incentivazione, oltre che economica, c'è proprio un'incentivazione. Grazie a questo progetto si incentivano le persone ad andare ad acquistare nei negozi del territorio e forse è proprio qui la chiave di lettura che serve in un mondo che va verso un'altra direzione, che è quella dell'online, che certamente è una direzione non da condannare perché è comunque la direzione in cui sta andando il mondo e saremmo miopi se vorremmo andare da tutt'altra parte. Ma in ogni caso si possono fare azioni come questa per incentivare le persone a ricordarsi di andare nei nostri piccoli territori. I numeri sono stati importanti. Faccio alcuni esempi. Il negozio che ha incassato maggiori buoni, si parla di circa 300 buoni incassati del valore di 10 euro. Quindi, al di là dell'aspetto economico, è proprio i numeri di persone che si sono recati in questi negozi. È questo l'importante. Si cerca di incentivare le persone proprio a recarsi nei piccoli negozi e tanti negozi ci hanno confermato che hanno ricevuto persone grazie a questi buoni che magari non erano mai state, non avevano mai visto, non avevano mai usufruito di questi servizi. Per concludere, qualche esempio di quali sono stati i negozi in cui sono stati spesi questi buoni, si va dall'abbigliamento all'alimentare, alla ristorazione, alla ferramenta, alla toilettatura per animali, quindi davvero un bando con il quale siamo riusciti ad incentivare tutte le tipologie di negozi, ma soprattutto, lo ripeto, siamo riusciti a trovare la chiave per incentivare le persone ad andare ad entrare, ad andare ad acquistare nei piccoli negozi locali. È un processo virtuoso, senza dubbio, ne siamo orgogliosi, grazie all'assessore Bronchi, attività produttive, all'assessore Frenos, al sociale, a tutti gli uffici che ci hanno lavorato. Lo riproponeremo certamente in futuro e cercheremo anche di divulgare questa nostra esperienza virtuosa in altri comuni perché pensiamo che possa essere davvero un qualcosa di importante che porta ricchezza nei territori.